Fotovoltaico oggi vuol dire anche inverter, vuol dire anche storage, nel senso inverter più performanti e storage di energia. Su questo vi state muovendo? Allora, sullo storage noi no, anche se io credo che lo storage sia, so che molti operatori guardano con estrema attenzione allo storage, anche noi, ma non stiamo investendo direttamente sullo storage. Sarà una bella leva nel momento in cui sarà possibile immagazzinare l'energia prodotta perché si possono aspettare i migliori momenti di mercato per venderlo, cioè non si è soggetti, il fotovoltaico per la sua struttura intrinseca vuol dire produrre e distribuire, non è possibile fare storage e quindi fare trading su quando e come immettere energia in rete, ma ripeto, su questa struttura non stiamo investendo. Abbiamo investito molto e stiamo continuando a farlo nel settore dell'O&M, cioè la manutenzione degli impianti. Abbiamo una società che è GSF Engineering che diciamo, oltre a, mi piace segnalarlo, oltre ad aver assunto nuovi ingegneri, nuovi tecnici sul territorio, è la nostra società di manutenzione captive. Da qualche mese stiamo cominciando anche a vendere i nostri servizi sull'open market, quindi ad altri operatori, con prezzi estremamente convenienti e con delle prestazioni di tutto rilievo. Sta diventando un piccolo polo tecnologico. Noi abbiamo degli inverter, abbiamo quasi ovunque degli inverter cinesi, stiamo cominciando a fare la manutenzione ordinaria e straordinaria da soli, acquistando soltanto i pezzi di ricambio dalla Cina, un po' anche perché il produttore cinese in questo momento è estremamente focalizzato sul mercato interno e quindi sull'Europa, sta progressivamente chiudendo le operazioni. Però sì, noi stiamo investendo molto sulla manutenzione come dire, su tutto ciò che può aumentare la produttività degli impianti esistenti. Diciamo che in termini produttivi abbiamo già più che recuperato l'effetto dello spalma incentivi. Grazie. Grazie a lei.